Romy? Ciao. Ciao Romy, tu sei l'anima amministrativa, burocratica, no? No, di questo. No, cosa sei? Amministrativa, non sono il dunque, Paolo è la mente, io sono il bravo. L'anima editora, diciamo. La testa alla logistica va bene. Allora, due parole su come è andato questa edizione. Sì, ma direi che è andata molto bene, siamo molto contenti, perlomeno penso anche Paolo, ma noi, parlo anche a nome dell'amministrazione, siamo molto soddisfatti, perché quest'anno davvero la gente ha risposto in modo stupendo, con tantissimo pubblico sempre, nonostante il tempo inclemente di ieri, la pioggia torrenziale, eccetera. Per cui per noi direi che è stata la settima edizione, è stata la più bella, la più, forse quella con più affluenza, con di più gente, affluenza è la cioè, tutte belle perché sono come figli, no? Li hai tutti nel cuore, però quest'anno stupendamente bene. Un saluto dal Nebbia Gialla e un arrivederci per l'anno prossimo. Allora, un saluto a tutti, a quelli che ci sono stati, a quelli che non l'hanno ancora visto, venite l'anno prossimo perché non sapete che cosa vi permette. Paolo Roberto. Aspetta che dopo c'è due parole per l'editore anche. Sì, sì. Proviamo adesso. Siamo tutti allineati. Allora, buon appetito! È il pranzo di scosse, come tutti sapete, c'è un intento benefico. Oh, bravo che sei qua. Enrico, questo è Fabrizio Felici, che è l'editore di dell'antologia. Adesso chiederò di dire qualcosa, intanto vi spiego come funziona, insomma ci sono una separazione qua che adesso uniamo, così abbiamo due tavoli completi, il menù è completo, arriva, mangerete i cibi della bassa, al momento vi spiego il tecnicismo, al momento del pagamento pagherete 20 euro al ristoratore per quello che mangerete, poi passeranno due splendide fanciulle a propormi di comprare una, che sono quelle due là, una copia di scosse a 5 euro, quindi fa 25 come specificato, potete comprarne anche più di uno, ne abbiamo 45 copie, a noi piacerebbe venderle tutte, insomma, certo. Poi se non le vendete siete dei barbini, insomma, se non le comprate tutte, diciamo che insomma per 5 euro ci sembra un po', ecco. Vabbè, insomma, noi siamo qui di venderne 45, l'editore ne ha portate 30, ecco, perché adesso andiamo in ristampa, quindi ci sono tutti gli autori, poi, quindi se comprate le copie potete andare da ciascuno degli autori a farvela firmare, e insomma così vale di più se moriamo, insomma se c'è una tutta la fatta. Non lo so, per dire, visto che è noir. Poi prima di cedere la parola, scusate, senza microfoni duro se parlate. Prima di cedere la parola a Fabrizio, volevo dire che ci sono dei problemi con i treni, stiamo facendo passare un fogliettino in cui se avete bisogno di un passaggio, fate all'editore di scosse, se vi chiedo un attimo di silenzio perché sennò non si sente un cazzo, scusate il tecnicismo. Intanto mi rendo disponibile di portare qualcuno in mano, quindi disponibilità al massimo, se fosse... Purché comprate delle copie, mostrate le copie! Io devo prima di tutto ringraziare Paolo perché con questa operazione che abbiamo fatto insieme abbiamo creduto fin dall'inizio e abbiamo voluto veramente dare anche noi un contributo a quello che è stato il momento più particolare del terremoto che è avvenuto qui dalle vostre parti, ma un po' anche una situazione dove la cultura è considerata l'ultimo tassello e quindi volevo dimostrare che invece anche attraverso una pubblicazione possiamo dare un contributo, un momento molto difficile come quello di oggi. E speriamo che con le vendite che ci sono state fino ad oggi, noi abbiamo fatto, lo dico, 2000 copie, le abbiamo vendute tutte e siamo in ristampa, quindi speriamo veramente di poter andare avanti. Lancio ora ad un anno, anche se ricordarci un anno del terremoto per certi aspetti può essere diciamo una pensiero, una preoccupazione, però per altri è anche un motivo, un modo per ricordare alle istituzioni che non ci dobbiamo scordare di quello che è stato, di quello che è successo e rimboccarsi tutte le maniche per fare qualcosa per la nostra Italia e per quello che è successo per la nostra. Grazie.